Tante persone restano lì relegate e non fanno niente, no? Quindi il primo passo è accettare, diciamo, accettare anche le tue emozioni. Accettare le emozioni è un fatto fondamentale. Può essere normale sentirsi tristi, ma tanto è tutta energia, no? Questa è una cosa importante. Anche se una cosa ti rende triste, è tutta energia. Quindi tu non ti devi giudicare, devi imparare a usare queste emozioni, devi scrivere eventualmente i tuoi pensieri. Abbiamo visto che ci sono dei pensieri che dobbiamo sostituire. Oggi ho fatto un video, non mi ricordo più su quale canale, ma l'ho fatto oggi, della triplice intesa. Per far aumentare della triplice colonna per far aumentare l'autostima, no? Nella prima colonna devi scrivere quali sono i pensieri che ti rendono triste, in questo caso che ti rendono triste. Nella seconda colonna devi sfidare il tuo pensiero, devi scrivere qualcosa che va a confutare il tuo pensiero, qualcosa che non serve a niente. E poi nella terza colonna devi scrivere un pensiero sostitutivo che vada a mettere l'antidoto, il pensiero contrario. E questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo imparare a gestire, quindi a scrivere, a fare le cose giuste e accettare le emozioni. Naturalmente dobbiamo mantenere la dignità. La dignità è la cosa più importante che abbiamo. Quando una persona perde la dignità, se perdiamo la dignità, siamo praticamente finiti, siamo fottuti. Mai perdere la dignità, non supplicare, non cercare di convincere a cambiare idea, anzi, spingilo a continuare a fare le cose che fa. Cioè, che cazzo te ne frega? Se tutti i pesci stanno a mare, questo è il nuovo mantra. Oltre al Tara Mantra, io sono la persona più importante del mondo, c'è il nuovo mantra, tutti i pesci stanno a mare. Che significa questo? Che tu devi mantenere la tua dignità. Ti rido in faccia, come dire, ne trovo una più figa, una più bella, una più intelligente. È pieno il mondo, no? C'è sempre qualcuno di meglio. Fatevi questa domanda, c'è sempre qualcuno di meglio. Quando una persona... Oh, salutiamo la nostra Adriana Parator, culti abusanti, iscrivetevi al canale. C'è sempre qualcuno di meglio, no? Tu devi mantenere la tua dignità. Non è che puoi pensare che hai perso quella persona, quindi hai perso tutto. C'è sempre qualcuno di meglio, quindi non devi supplicare, non devi cercare, non devi fare un cazzo, devi cercare altre. E questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Sto morendo di caldo? No, si sta abbastanza bene. Fa caldo, ma si sta abbastanza bene. Devi mantenere la tua dignità, anche perché a me l'aria condizionata mi ammazza, mi fa venire il raffreddore, non devo prenderla. Poi devi prenderti cura di te stessa, è fondamentale. Dopo un rifiuto è fondamentale avere cura di se stessi, diciamo, sia fisicamente che emotivamente. Vai a scopare con qualcun altro, fai qualcosa che ti faccia piacere, fatti delle risate, pratica esercizio fisico, allenati, fai yoga, fai che cavolo vuoi, fai tutte le cose che ti piace fare senza preoccuparti assolutamente di qualche persona. Devi tagliare i legami, devi tagliare i rami secchi, devi tagliare tutte le cose che non ti piacciono. Quando una persona ti rifiuta è diventato un ramo secco e quindi i rami secchi, come gli alberi secchi, devi tagliarli. Non devi avere sensi di colpa perché tagli un albero secco, un ramo secco, un cazzo secco. Tra l'altro, a qualcosa servirà anche tagliare questa cosa qua, no? Quindi taglia i legami, come tagli un ramo, come tagli un albero, come tagli tutto quello che, diciamo, devi tagliare. E poi rifocalizza la tua energia. È importante rifocalizzare la tua energia, cioè metti la tua energia in qualcosa di bello, di buono, di costruttivo. Metti la tua energia in qualcosa che ti possa pagare, in qualcosa che ti dia benessere, stima, considerazione, in qualcosa che ti faccia stare bene. Infila dentro la tua energia, concentrati, ma chi si vuole concentrare sul lavoro, chi si vuole concentrare su un hobby, chi si vuole concentrare su altre situazioni, su altre persone, devi circondarti di persone positive, passa del tempo con gli amici, con i familiari che ti supportano, impara dal rifiuto, è molto importante imparare dal rifiuto, ogni rifiuto porta con sé una lezione, un insegnamento, ma tu impari da questa lezione se gli ridi in faccia. E questo è un punto fondamentale. Dobbiamo tenere presente questa cosa, no? Dobbiamo riflettere su cosa che è andato storto. Questo è un punto importante. E
E dobbiamo imparare a guardare avanti, insomma, guardare avanti perché la vita è piena di opportunità.